Direttore, riparte il calcio ad Uboldo, la stagione 2012-2013 con obiettivi di che tipo? Obiettivi precisi non ci sono proclami. Sicuramente il nostro motto è fare bene, fare meglio dell'anno prima. E poi, come già stato detto, i fattori sono tanti, però noi crediamo nei mezzi della squadra che abbiamo creato. Dal punto di vista della società, una continua crescita che vuole continuare anche in questa stagione. Sì, ecco, questo direi che forse è il nostro vero progetto, una crescita della società che è proprio ai margini, nella zona proprio ristretta dell'internato saronnese, dove a Saronno purtroppo non c'è più una squadra di riferimento e perché magari non dare noi dei piccoli segnali che il calcio a Saronno, proprio l'intorno, vive ancora e c'è. Ma ecco, diciamo che il giovane 95 quest'anno è proprio mettere la mano nel cilindro e sperare di tirar fuori il coniglio giusto. Niente, oggi qui a Paina abbiamo provato Migliavacca che viene dal vivaio caratese, che si è molto ben disimpegnato, l'altro 95 Pagani di grosse possibilità, però forse in questo periodo un po' imballato dalla preparazione non si è espresso al meglio. Poi è venuto anche, è stato schierato anche Colombo Fabio, che per personalità e tutto uscirà alla distanza e siamo qui a aspettarlo. Speriamo bene, abbiamo ottima fiducia in questi giovani. Purtroppo siamo penalizzati un attimo per infortunio grave il 93 di Tommaso che si era fratturato il malleolo e è ancora in via di guarigione. Ma diciamo che era un'amichevole per vedere un po' tutti questi giovani, no? Con questi obblighi di 95, 94, 93, bisogna fare queste amichevole in amicizia con i mister che si conoscono e quindi qua a Paina insomma sono tutti amici che ti danno la possibilità di provare a riprovare insomma questi giovani di buone speranze. Ma un campionato diciamo più che altro per un campionato, per una fase di crescita della società, una fase di così, miglioria della professionalità in questo dilettantismo e cercando chiaramente anche di abbassare un po' i costi visto il periodo. Dal punto di vista del campionato, una promozione girone A, favoriti a tuo avviso? Ma sicuramente Legnano, visto che per il nome della città e per tutto, e poi Gavirate e Cairate che sono quelle più attrezzate sulla carta. E poi penso che ci sia un bel gruppo di squadre che partono quasi alla pari e poi dopo dipende da tanti fattori. Sono 4 giorni, 5 giorni che lavoriamo bene, cioè lavoriamo bene tanto. Ci sta, è una squadra giovane, è una squadra nuova, diciamo, perché molti, molti sono arrivati nuovi, qualcuno si deve anche conoscere, tanti giovani, giovani che magari altri anni hanno fatto non categorie ma settore giovanile, per cui ci sta, piano piano arriviamo. Questa è una categoria che squadre non ti fanno giocare, questa è una squadra che punta tutto sulla qualità, sul gioco e può mettere in difficoltà chiunque. Nel calcio c'è sempre meno gente seria, per cui sono contento di essere arrivato in una società, ripeto, sana e seria innanzitutto.